The New Stories. La tua informazione libera. Una famiglia è in lutto per la perdita di due fratelli in un tragico incidente stradale avvenuto martedì sera. Nello scontro, un terzo fratello e la madre sono rimasti gravemente feriti e sono ancora ricoverati in ospedale. Arjen Garcia è morto sul colpo nell'incidente a un incrocio a Gardendale, mentre i suoi due fratelli e la madre, la 41enne Angela Garcia, sono stati trasportati in condizioni critiche in ospedale. Axel Garcia, uno dei fratelli, è deceduto dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, come riportato dalla pagina GoFundMe creata da Adolfo Caballero per supportare la famiglia. Caballero ha inoltre riferito che la madre dei ragazzi, Angela Garcia, è stabile, dopo aver subito diversi interventi chirurgici, mentre Achen Garcia, l'unico figlio sopravvissuto, sta mostrando segni di miglioramento, nonostante le sue condizioni restino gravi. La Texas Highway Patrol ha identificato le conducenti coinvolte nell'incidente, Elizabeth Ertel, 61 anni, che guidava una GMC, e Ashley Illin, 37 anni, al volante di una Chevrolet. Entrambe hanno riportato solo lievi ferite, secondo mytexasdaily.com. Le vittime, Arjen Garcia di 11 anni e Axel Garcia di 16, sono state ricordate con affetto dalle comunità di Gardendale e Odessa, che si sono unite per sostenere la famiglia. Erin Collindina ha descritto la famiglia come la più dolce su Facebook, mentre Iram Sanchez, l'allenatore di box dei fratelli Garcia presso la Gorilla Eviters, ha definito Arjen e Axel come guerrieri. Arjen era un ragazzo straordinario, con tanto carisma e un cuore d'oro, ha dichiarato Sanchez. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.